Allora, io continuerei a optare per lei. Mi dispiace, White. Cioè, a sto punto, ti giuro, sarebbe comprensibile se sto qua adesso mi mandasse a fanculo dicendo: ascolta, vaffanculo, dai. Però, dai, mi scrivi sempre nei momenti più sbagliati. È colpa tua, sappilo. Che tra l'altro, Yoshida in realtà è disponibile. In realtà, volendo, possiamo andarci. Però, prima mandiamo avanti sto cazzo di Confidant di Chihaya, meglio è. Con Yoshida siamo a buon punto, siamo al rango 7. Mentre con lei altri 5 livelli e arriviamo dove mi serve. Ok, direi di andare da lei, anche se è domenica. A proposito, che è domenica? Ah, oggi non c'è il programma di televendite. Allora, andiamo da te. Sei libero oggi? Offro molti servizi della lettura delle carte alla verifica. Ti aspetto al solito posto. Chiaia ti sta aspettando nel quartiere Luci Rosse. Vuoi andare? Andiamo. Non vedo l'ora che tu sia qui. Mi devo mettere a spendere soldi? No, perché quando ti chiamano al telefono non spendi. Meno male. Chiaia, giusto per sicurezza, per evitare che tu faccia la stronza, ti chiedo una lettura delle carte. Sento che stai vivendo dei problemi con le donne. Anche la volta scorsa si parlava di una donna. Un momento, tu però fa attenzione. Bene, cosa ti piacerebbe fare oggi? Prima una lettura. E giusto per stare sicuro, per una volta, vado con te il pensiero, Chiaia. E ok, ora che mi hai letto le carte, facciamo una verifica. Accomodati. Perfetto. Ah, aspetta, scusami un attimo, Chiaia, che cosa hai appena detto? Chiaia, che cosa mi hai appena detto? Senti potermi avvicinare? Non penso che il mio legame con Chiaia si rafforzerà? Stronza, qual è il problema? Ma vaffanculo, ho speso soldi per nulla. Dato che appunto è domenica, allora Yoshida, è il tuo turno. Oh, Star-kun, che tipo di persone sono i tuoi amici? Se hai al tuo fianco delle persone fidate, puoi superare anche i periodi più bui della tua vita. Oggi tornerò a un altro discorso, terrò. Vorrei che anche venissi con me in un posto dopo il comizio. Com'è la tua disponibilità per la giornata di oggi? Se mi aumenti il nostro legame, sì. Hai intenzione di aiutare Yoshida? Andiamo. Il membro della dieta Matsushita vorrebbe incontrarmi più tardi. Mi aveva chiesto di diventare il suo braccio destro, ricordi? Probabilmente vuole una risposta. Vorrei che venissi con me dopo il discorso. Sicuramente, Yoshida, verrò. In un vicolo buio, su un sottopasso. Cosa dovete fare? Scambi di droga? Mi hai fatto venire qui per discutere di cosa? Ho saputo che ti sei incontrato con il nipote di Kuramoto. Hai orecchie dappertutto, eh? Se penso che lui è il candidato scelto del partito per rovinare le mie chance di vittoria, sarò del tutto sincero con te, visto che ti ho già chiesto di diventare il mio braccio destro. Attualmente stiamo lottando contro il gruppo di Kuramoto. State combattendo il signor Kuramoto? Anche io ho le mie ambizioni, sai? Gli devo molto per ciò che ha fatto per me, ma non voglio subire la sua influenza per sempre. Come se non bastasse, ora sta lavorando in segreto con i membri della dieta di altri partiti. So che ti ha chiesto di unirsi al suo gruppo, ma credo che dovresti rifiutare l'offerta. Voglio tenerti al guinzaglio, così che tu non possa rivelare informazioni compromettenti. Il vero colpevole del caso di appropriazione indebita di cui sei stato accusato è Kuramoto. Che cosa? Ho visionato la contabilità ufficiosa del partito risalente a 20 anni fa, non ci sono dubbi. Puoi ancora perdonarlo. Ti ha accolto nel mondo della politica e poi scacciato nel modo peggiore. Ma perché? Pare che si sia comprato la sua popolarità e, come risultato, si è ritrovato in seri guai finanziari. Sembri quasi suggerire che questa sia la mia opportunità per dimostrare la mia innocenza. E quindi ti serve la mia risposta sul fatto che io accetti o meno di farti da braccio destro. Suo nipote ha già cercato di persuaderti, pertanto non posso attendere oltre. Se ti unirai a me, potrai accusare Kuramoto del suo crimine. Potrai riabilitarti e lasciarti alle spalle Tora buona a nulla. È la tua ultima occasione e migliore chance. Unirmi a Matsushita e vendicarmi del signor Kuramoto, ma rinunciare alle elezioni. Decisione difficile. Io non lo farei. Sì, per usare un eufemismo, è una situazione di merda. Matsushita, apprezzo l'offerta, ma devo rifiutare. Non hai alcuna ragione plausibile per rifiutare. Il mio obiettivo è diventare membro della dieta, non un braccio destro. Non tradirò le mie convinzioni. Su questo sono inamovibile.
Questa informazione sarebbe il fattore decisivo per sconfiggere Kuramoto. Mi dispiace. Non preoccuparti, ti stavo solo proponendo un accordo. Ero pronto a un rifiuto. Che palle. Molto bene, dimentica tutto. Perdonami per avertene parlato così all'improvviso. Parlerò con il partito e ti farò avere supporto per il tuo prossimo discorso sui ladri fantasma. Perché lo stai facendo? Non voglio un dibattito sui ladri fantasma, voglio semplicemente attirare l'attenzione su di loro. E tu potrai approfittare di un palco importante per affermare la tua innocenza. Francamente, sarò felice fin tanto che l'influenza del gruppo di Kuramoto diminuirà. Star-kun, non farne parola con nessuno, per il bene di entrambi. Perfetto, allora. Temo di essere finito nel fuoco incrociato di una cospirazione politica. Il mio amico sta cercando di approfittarsi di me, mentre il mio vecchio mentore vuole soggiogarmi. Per realizzare il mio sogno, devo lasciare da parte le mie convinzioni. Cosa dovrei fare? Devi credere in quelle convinzioni, Yoshida. Fidati. Hai ragione, tradire me stesso è come tradire i miei sostenitori, incluso te. Non so perché, ma il solo parlarti mi aiuta sempre a schiarirmi le idee. È come se il mio cuore venisse manipolato. Forse... Se i ladri fantasma esistono davvero, sono certo che ti assomigliano molto. Cosa dici? Per qualche ragione sei rimasto al mio fianco, quella di Tora buona a nulla. Non avevo alcun fan. È da un po' che mi ci rifletto in realtà. Deve aver sperimentato crudeltà e ingiustizia in questa vita. Te lo si legge negli occhi, negli occhiali. Ecco perché percepisco il tuo desiderio di aiutare i deboli. È la forza di opporti ai disturbatori, a Matsushita e al nipote di Kuramoto. Non sei un liceale ordinario, di questo ne sono certo. No. Ti andrebbe di parlarne? In realtà mica tanto. E se avesse ragione? Stavo solo scherzando. Scusami, ho esagerato. Non ho mai avuto freni in certe situazioni. Dovevo starmi zitto, forse. Hai visto cosa ho fatto? Ho smorzato la tensione prendendomi gioco di te. Considerala una tecnica avanzata per ottenere la fiducia degli altri. Prendersi gioco degli altri, eh? Ah, vabbè, l'importante è che mi dai qualcosa di nuovo. Pam. Tan tan, controllo mentale. Va bene allora. Beh, quantomeno sono riuscito a sfruttare l'aiuto di Matsushita per il mio prossimo discorso. Sento che riuscirò a esprimere il massimo le mie convinzioni se sarai lì con me. Ne parleremo ancora il giorno del discorso. Domenica prossima, quindi. E ho aumentato il mio fascino. Va che figurino che sono. Pam pam pam. Dai, andiamo a casa. Ottimo lavoro. Piripipi. Chi è? Grazie per essere venuto. Accidenti, ti ho coinvolto nel mio passato travagliato. L'ho già detto, diventare un membro della dieta non dovrebbe essere il tuo unico obiettivo nella vita. Credo ancora in quelle parole, ovviamente. Ma cosa pensi di quello che è successo oggi? Sei sicuro che non avresti ceduto davanti a un affare così vantaggioso se fossi stato al mio posto? Gli uomini sono deboli, basta la più piccola tentazione per fargli dimenticare qualsiasi ideale. Ecco perché non devi dimenticare ciò che conta davvero, l'hai capito? Eh beh... È più difficile di quel che sembra, però... credimi che ce la faremo. Sì, nella vita si devono sempre prendere decisioni molto ardue. Spero che questa lezione ti aiuti a farlo. Beh, la vera battaglia inizia ora. Devo impegnarmi a fondo. Non posso certo deluderti. Va bene, ci vediamo la prossima volta. Conto su di te. Grazie, Yoshida. Buona serata. Ehi, Morgana. Chi è che scrive? Ah... Ciao Star Senpai, grazie mille per prima. Gli allenamenti di domani potrò dare al 110%. Non ti riposi? No, se saltassi un giorno i miei sensi si appannerebbero. Al prossimo incontro conquisterò il grado più alto del podio, lo giuro. Non fallirò di nuovo come in passato. La prossima volta che ci vedremo ti porterò grandi notizie, te lo prometto. Sembra che Yoshizawa stia meglio ora. Ci ha fatto preoccupare. Beh... Piccolina lei. E un altro giorno passò. Ed è oggi festa, che bello. Oh, Kerry anche di mattina, dai. Domani ci sono i fuochi d'artificio, vediamoci a Shibuya alle 17. Ehi Makoto, indosserai uno yukata? È la mia intenzione. I yukata hanno un ruolo cruciale nella tradizione estiva, esaltano davvero la bellezza femminile. Penso che anch'io indosserò il mio.
Ne hai uno. E tu, Phoenix? Io non ho uno yukata. Ehi, ci sono. Perché non vieni senza occhiali? E che senso avrebbe? Beh, non capita tutti i giorni di vedere i fuochi. Sarebbe triste avere i soliti vestiti addosso. Pensavo che un cambiamento ci sarebbe stato bene. È un'ottima idea, dovresti proprio venire senza occhiali. Beh, vedete di non fare tardi domani. Fuochi d'artificio e yukata danno veramente il senso dell'estate. Persino Lady Anne ne indosserà uno. Ah, già, oggi c'è un festival di fuochi d'artificio. Se ci andate, state attenti. Di solito c'è una gran calca. Scusa, non era domani? No. Sarebbe bello guardare i fuochi con il capo un giorno. Magari proprio qui alle Blanc. Nah, è impossibile. Non impossibile, ora... Con il senno di poi... Una possibilità ci sarebbe in futuro, però... Proprio quando ce ne stavamo andando. Chi è? Ah, Mishima. Ehi, ho letto una notizia inquietante in rete. Se si dovesse dimostrare vera, sarebbe davvero un guaio. Che c'è? Beh, sembra che un gruppo di folli si stia preparando a dichiarare guerra ai ladri fantasma. Avevo paura di a tenere per me un'informazione simile, perciò ho pensato di dirlo almeno a te. Purtroppo questo è tutto ciò che so. Scusa se ti ho disturbato nel tuo giorno libero. Bravo Mishima. Cosa avrei voluto dire con un gruppo di folli? Ci ripenseremo quando saremo tornati. Non abbiamo molto tempo, perciò andiamo. Pam pam pam. Che caldo bestiale. Oggi è un giorno festivo e la metro è affollata come nelle ore di punta. E ora passiamo al notiziario, i titoli del giorno. Stasera festival di fuochi d'artificio, traffico intenso e mezzi pubblici affollati, ma va? Previsioni del tempo, estrema variabilità, previste e impreviste variazioni da pomeriggio a sera. Ah, quindi tutta questa gente sta andando al festival dei fuochi d'artificio? Ah, deve essere divertente. Fa caldo dentro questa borsa, aiutami. Ed è già sera, un'altra giornata persa così. Fa troppo caldo. Mi sembra di stare in un forno. Ma dove sono finite le ragazze? Ci vorrà loro del tempo per indossare lo yukata. E voi? Niente yukata? Io non ho niente del genere nell'armadio. Però cavoli, ti si addice proprio questo look. Me lo dicono spesso. Ah, comunque, gli esami... Scommetto che ti sei beccato un brutto voto. Finiscila, ancora non lo sappiamo. Andate al festival dei fuochi d'artificio? Proprio così. Anche noi, ci andiamo insieme? Ci stanno rimorchiando. Dai, venite con noi. Per caso sei un modello? Stai benissimo con quello yukata. Beh, modello effettivamente è un fuscello d'erba. Sai che, cazzo, ora che ci penso effettivamente... Poco, a parte i capelli, sembra un po' Light Yagami. Aspettare una rottura, perché non andiamo con queste ragazze? Non chiederlo a me, chiedilo a Yusuke. Anche se noi siamo in tre e loro solo in due, possiamo sistemare la cosa in seguito. Basta così. State disonorando il vostro yukata. Dovreste essere più consapevoli della vostra femminilità. Questo è scemo. Andiamo via. Come hai potuto? Perché non le insegui allora? Oh, che bombe. Quindi ti piacciono le ragazze di quel tipo, Ryuji? So disappointed, Makoto. Oh, beh, che... Yusuke è un ragazzo così carino, ma con quello che dice se le fa scappare tutte. Può essere, ma io trovo che sia più apprezzabile perché sa tenere fede ai propri principi. Molto più di qualcun altro di mia conoscenza. Ryuji. Ho saputo che gli esami di Ryuji non sono andati alla grande. Oh. Mona, piccolo vas... Ehi, se non ci sbrighiamo si farà sempre più affollato. Concordo. Però cavoli, state da Dio con quello yukata. Ah, la bellezza giapponese. Scusami, allora io dov'è che ho letto domani? Sono stupido io allora. Madonna mia, quanta gente. Cazzo. Oh, sono già cominciati. Beh, posso guardarli così. Anna e basta, poverina. Miau.
Beh, belli i fuochi d'artificio con la pioggia, dai. Molto eleganti. Oh, che carina Makoto bagnata così, dalla pioggia. Vabbè, dai, Anna, anche tu lo fai apposta, eh. stronzo. L'allerta alluvione addirittura. Oh, ma guarda chi c'è. Una nostra compagna di classe. Di scuola più che di classe. Oh, volevamo solo ripararci dalla pioggia, ma qui dentro è affollatissimo. Mi sa che hanno avuto tutti la stessa idea. Qua tra l'altro è dove lavoro. Che c'è? Mi sembrava di aver visto una faccia conosciuta. Parli di quella ragazza nell'auto nera? Almeno lei hanno dato un passaggio. Mona, è il momento di sfoderare le quattro ruote. Trasformati, dai! Non si può fare nel mondo reale. Mi fanno male i piedi. Fa freddo e hanno annullato il festival. Oh, che rottura. Siamo riusciti a smuovere l'opinione pubblica e questo è quello che otteniamo. Che merda. Beh, non è che puoi controllare il meteo, Ryuji. Non trovi che siano noiosi gli eroi che si nascondono nell'ombra? Mi piace stare nell'ombra. Ma cosa sei, muschio? Non voglio salvare il mondo facendo il botto come i fuochi d'artificio. Ah no, facendo il botto. E poi non sarà facile trovare un altro pezzo grosso come Kaneshiro. La pioggia sta cessando, mi duole ammetterlo, ma penso che sia il caso di congedarci per oggi. Sì, andiamo a casa. Che giornata peccaminosa. Non me lo vuole dire per nessun motivo, eh? Non ho nient'altro da dirle a riguardo. Capisco, in tal caso dovrò ricorrere ad altri metodi per farla parlare. Eh? Che cosa vorrebbe dire? Grazie per il caffè. Ehi, non abbiamo ancora finito. C'è qualcosa che non va? Non è niente. È ora di chiudere, dai una pulita. È di cattivo umore, Sojiro. Sfortunatamente la causa dei recenti casi di Raptus resta ancora ignota. Passiamo alle altre notizie. Il collettivo di hacker attivisti Medjet ha rilasciato una dichiarazione su Ladri Fantasma. Cosa? Che sta succedendo? Ecco il messaggio che è stato pubblicato sul sito di Medjet. Ai ladri fantasma che stanno mettendo in subbuglio il Giappone, la vostra è una falsa giustizia. Non abbiamo bisogno delle vostre menzogne, i veri esecutori della giustizia siamo noi. Abbiamo dei nemici, di nuovo i ladri fantasma. Tuttavia saremo magnanimi, vi concederemo l'opportunità di ravvedervi. Se acconsentirete a un risveglio del cuore, potrete unirvi a noi. Ma se rifiuterete il martello della giustizia, calerà su di voi. Giustizia, eh? Noi siamo Medjet, noi siamo invisibili, noi siamo coloro che eliminano il male. Akechi-san, cosa ne pensi? Perché pubblicare questo annuncio proprio in questo momento? Non conosco i dettagli, ma non c'è alcun dubbio. Questi individui sono proprio provocati dai ladri fantasma. Non saprei dire se si tratti di rivalità o di semplice ricerca di popolarità. In ogni caso è una vera seccatura. Una seccatura? Sia Medjet che ladri fantasma non fanno altro che rendersi portatori di giustizia egoistica. Se la prendono per delle tali stupidaggini. Ladri fantasma, eh? Ma chi diavolo sono? Tu ne sai qualcosa? No, non ne so molto. E poi cosa rubano? Io non l'ho ancora capito. Beh, è ora di tornare a casa. Chiudi tutto, mi raccomando. Ah, per quanto riguarda la roba nel frigorifero... non importa. Cerca soltanto di non consumarne troppa. Ah, cibo. Bene, posso mangiare. È impossibile che a causa della loro influenza continuino a emergere soggetti di questo tipo. Sotto questo aspetto i ladri fantasma si stanno macchiando di una grave colpa. Può essere. Forse stiamo attirando troppa attenzione, eh? Degli hacker hanno sfidato i ladri fantasma. Le cose si stanno facendo interessanti. Ma perché? Che i ladri fantasma li abbiano attaccati?
Madget è spaventoso. Non vedo l'ora di che i ladri fantasma se ne occupino. Ne parleremo probabilmente domani. Sì, chi è? C'è un nuovo messaggio nella chat dei ladri fantasma. Dobbiamo parlare di Madget. Parli di quei tipi di cui tutti stanno impazzendo sul web. Madget. Il nome sembra provenire dal dio minore citato nei libri dei morti egizi. Ho letto anch'io la notizia. Per qualche ragione pensano che parliamo di una falsa giustizia. Allora di cosa volevi parlare precisamente riguardo a Madget? Beh, perché non li scegliamo come nostri prossimi bersagli? Che suggerimento improvviso. Voglio dire, sono una specie di hacker cattivi, giusto? Tecnicamente sono dei cracker. Dato sono coloro che usano internet per accedere illegalmente ai dati e modificarli. Madget è un gruppo organizzato riconosciuto nella comunità internazionale. Quindi operano su scala globale. Allora sono ancora più importanti di Kaneshiro, giusto? Allora è deciso, il nostro prossimo bersaglio sarà Madget. Mi chiedo se Navi ci darà un risultato se proviamo a inserire Madget. Oh, giusto. Proviamo. È impossibile, deve essere uno pseudonimo. Non sappiamo neanche da quanta persona è formato il gruppo. Oh, ma se ci dessimo da fare non potremmo ottenere informazioni su almeno uno dei loro membri. Anche se riuscissimo, come potremmo scoprire dove si trova? La sola presenza confermata di Madget è quella online. Il problema va molto oltre la semplice ricerca della loro parola chiave. A meno che tu non abbia qualche altra idea, Ryuji. Ryuji? Ehi. A quanto pare l'aveva suggerito senza stare su a rifletterci. Ehi, però non possiamo tirarci indietro. La gente ormai non parla d'altro. La nostra reputazione andrà a picco se non affrontiamo questa storia. È vero, se resteremo in silenzio la gente crederà che abbiamo deciso di sfuggire al confronto. Madget ci ha provocati pubblicamente, dopo tutto. Se sono dei criminali non possiamo semplicemente ignorarli. Già. E d'altra parte, non è che in questo momento abbiamo altri bersagli a disposizione. Ehi, Phoenix, domani parliamo con Mishima. Questa è roba per lui. Facciamolo. Ah, Makoto, prova a vedere se tua sorella ha delle informazioni su di loro. Molto improbabile, ma ci proverò. Un bersaglio a livello mondiale. Se riusciremo a risvegliare il cuore di Madget, ci sarà di certo un impatto sui Memento. Beh, sicuramente. Posso uscire, Morgana? Immagino di no. Chi è che mi scrive? L'ho dimenticato. Una foto. Mi sono scordato di postare le foto di oggi. Oh, che carucce. Ehi, niente male. Vero, eh? Sono troppo bravo a immortadellare. Spero bene che intendessi dire immortalare. Peccato per la pioggia. Se non altro sarà una giornata difficile da dimenticare. Già, però la prossima volta non voglio perdermi i fuochi d'artificio. Concordo. A ogni modo sono rimasto quasi sconcertato dal peggioramento repentino del tempo. Forse uno di noi è semplicemente destinato a portarsi dietro la pioggia ovunque vada. Stavo parlando sicuramente di Ryuji. Cosa potrei fare, Morgana? Altro allenamento, dai. Ti alleni un po'? Facciamolo. Anche perché oggi mi sa che cambiamo tipo di allenamento. Ok, al lavoro. Vuoi prenderti qualcosa? Il frullato proteico, visto che così non spreco quelli buoni. Ne ho 94 ancora, dai allora. Che fisicaccio. Cominciamo l'allenamento. La madonna. Non ho altro da dire. Vai avanti al tuo ritmo e lavora sodo. La madonna. Jackie Chan. La vabbè. Forse è troppo difficile anche per te, però ho sentito tutta la tua determinazione. Pare che tu abbia acquistato un po' di forza. 10? 11? No, 8. Wow. Però sembra anche che il frullato abbia dato i suoi frutti. 1. Abbiamo guadagnato 9 di vita. Sono morto. Però ha fatto lo sborone senza maglia tipo alla Ronaldo. Dai, vabbè, ci sta. Parlano tutti di Madget, ma che roba è? Non guardi i notiziari, è una rete internazionale di attivisti hacker. Prendono di mira le corporazioni coinvolte in affari loschi e hanno anche indagato per smascherare il colpevole di quell'incidente ferroviario. In pratica sono i buoni. Qualcuno li definisce Robin Hood della rete, ma ficcano il naso nelle mail della gente e distruggono i dati, non sono i migliori dei criminali.
Oggi escono i risultati? Madget, quelli che si comportano da moderni Robin Hood. Si fanno chiamare eroi dopo quegli attacchi. Hanno intenzione di combattere Madget. I ladri fantasma sono incredibili. Odio sentir parlare di giustizia da dei cacchio di hacker. Non mi importa cosa succede, basta che sia interessante. Oh, i risultati. Oh, ci sono i tabelloni. Com'è andata? Merda, sono fottuto. Ehi, guarda che roba, guarda chi è il migliore. Ciao, chissà che punteggio ho preso. Sono il primo della classe. Pazzesco, avrai addosso gli occhi di tutti. Non male, Morgana, eh? D'altronde, non sono un figurino? Sono il migliore. Avevo da fare. Non era facile concentrarsi sullo studio. Ehi, non è mica colpa mia se i miei voti fanno schifo, no? Meglio se non ti dico nulla, Ryuji. Dai, non fare il silenzioso con me. Ok, immagino sia soltanto colpa mia. Comunque, che c'è qualcosa di più importante. Mishima, volevi chiedermi qualcosa a proposito di internet, giusto? Esatto, te lo chiedo sotto troppi giri di parole. Tu sai di chi si nasconde dietro Madget? Già, non ci hai girato troppo attorno. Beh, devo dire che le notizie su Madget e i ladri fantasma hanno causato un certo trambusto. All'inizio erano hacker debiti alla giustizia, ma non fanno altro che guardare ai propri interessi. È tutto quello che so, si tratta del gruppo di cui ti parlavo ieri, Star. Capisco. Nessuno sa chi appartenga veramente a Madget. Beh, pare che sarà un'estate interessante. Ci sarà il debutto mondiale dei ladri fantasma, no? Amico, non preoccupatevi, farò il tifo per i ladri fantasma e cercherò anche di mobilitare il forum. Beh, io andrei se abbiamo finito. Ci vediamo dopo, ragazzi. Ciao Mishima, molto utile come sempre. Allora è stato inutile. Esatto. Chissà se qualcuno è riuscito a scoprire qualcosa. Mishima non è servito a niente. Voi avete trovato qualcosa? Ho chiesto a mia sorella, ma non mi è sembrato che sapesse molto di loro. I crimini informatici non sono il suo campo, dopo tutto. Ho provato anch'io a fare qualche ricerca, ma non ho ottenuto nulla. Non ci sono proprio piste. Il nostro avversario è davvero sfuggente. Niente da fare. Madget, eh? Ho l'impressione che non riusciremo a occuparcene da soli. Già, ci servirà l'aiuto di qualcuno. So che le vacanze estive inizieranno la prossima settimana, ma devo darvi una brutta notizia. Lunedì 25 si terrà un'assemblea straordinaria, quindi siete pregati di venire a scuola quel giorno. Ma come? Io ho già prenotato le vacanze, bastardi! Calmatevi! Ci sono stati strani incidenti, i raptus di studenti coinvolti nel crimine organizzato, pertanto il preside ha incaricato i docenti di mettere in guardia il corpo studentesco. È una seccatura anche per noi, sapete? Dovervi avvertire di questi pericoli tutto ad un tratto. Chi è? Come faremo a trovare Madget? Non saprei, ho cercato un sacco in rete, ma ho trovato solo voci infondate. Hanno praticato ciò che chiamano terrorismo aziendale, ma finora sono riusciti a evitare l'arresto. Kaneshiro è stato un osso duro, ma questa faccenda si sta rivelando molto più difficile. Dite che abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Non ne sono certo. Sì, non potremmo sapere che stiamo affrontando finché non avremo il quadro completo della situazione. Non sappiamo neanche se è un singolo individuo o un gruppo numeroso di persone. E anche se riuscissimo a trovare un indizio, cosa potremmo fare? Maledizione, questa faccenda si sta mettendo proprio male. Forse è anche per questo che i miei esami sono andati di merda. Lo sai che sono due cose totalmente separate, vero? Ogni scusa è buona, Ryuji? Accidenti, non sta andando affatto bene. Indizi su Madget, eh? Va bene, cerco io. Ho trovato qualcosa. Chi mi scrive oggi? Se non lo identifichiamo non possiamo fare niente. Aspettiamo una sua mossa. Chi mi scrive? Ho bisogno di dolci. Ah, Anna. Ho proprio voglia di qualcosa di dolce, ma mi sentirei in colpa a mangiare da sola. Non so che fare. Che ne dici? Vuoi essere il mio complice? Non ti andrebbe qualcosa di dolce? Dovresti proprio raggiungermi. Sento di potermi avvicinare ad Anne. Ok, se non c'è nessuno di importante verrei volentieri. Però prima che me lo dimentichi, scusami Anne, ma devo andare prima al sottopasso a farmi fare un paio di figurine da Yusuke. Che non c'è, grazie Yusuke. Va bene, Ann, andiamo a mangiare dolci assieme.
cosa ne pensi? Intenzione di passare del tempo con Lady Anne? Ah certo, subito. Sì, allora oggi mangiamo delle crepe. Ti aspetto a Shibuya, corri, corri, corri. Va bene, arrivo un attimo. Pam, pam, pam. Ah, a quanto pare oggi non fanno le loro famose crepe al doppio cioccolato. Che iella. Pipipiripi. Oh, una mail. Sembra essere dell'agenzia. Chissà cosa vogliono. Eh? Mika? Allo Sky 3? E dov'è? Vogliono che vada subito per un servizio. Ti suona familiare? Una rivista maschile vuole fare uno speciale su Mika per sfruttare la sua recente popolarità. A quanto pare però Mika ha chiesto specificatamente di me per, come protagonista, co-protagonista del servizio. Chissà perché. Forse ti ammira. E quindi pensi che prima fosse almeno in parte sincera? Aspetta però, perché mai dovrebbe tendere una trappola a qualcuno che ammira? Beh, se non vado non saprò mai cosa vuole da me. Tu sei mai stato allo Skate 3? Come ci si arriva? Ah, lo chiedi a me? Oh, e potresti accompagnarmi? Anzi, ho già deciso per te. Tu vieni con me, andiamo. Io volevo le crepe. Ma perché decidi sempre per me, tu? Il paradiso dei turisti. Oh, ho capito dov'è. Lo si vede molto questo posto negli anime. Succede sempre tipo durante i festival estivi o i capodanni. Beh, eccoci qua. Aspetta, e Mika dov'è? Ah, dunque sei venuta per il mio speciale. Hai chiesto di me, no? Wow, quasi non ti riconosco. Sei dimagrita, o forse sei truccata in modo diverso. Il tema di questo servizio è l'eleganza della donna. Ho perciò lavorato sul mio corpo per apparire più elegante. In che senso? Controllando ciò che mangio, il modo in cui mi muovo, tutto qui può sembrare facile, ma non lo è. Devi annotare tutto ciò che mangi, verificando l'apporto calorico e nutrizionale. Ho persino un personal trainer che mi segue supervisionando la dieta e il programma di esercizi. Wow, fantastico! Questo significa che non puoi mangiare le crepe al doppio cioccolato. Certo, basta un morso di quella roba per diventare grasse. E poi mi curo con prodotti di erbolisteria, faccio yoga, pilates, uso degli scaldamuscoli. Questo tutti i giorni, sai quanti piegamenti faccio in una settimana? A una bellezza naturale come te non può capire quanto sia impegnativo fare la modella. Mi mette in imbarazzo ricevere complimenti del genere. Scusa, ho detto bellezza naturale, volevo dire svampita naturale. A chi hai dato della svampita? Senpai, smettila, mi fai paura. Mika-chan, va tutto bene? Quando le donne litigano sono terribili. Da questa parte, Mika-chan. Sì, perfetto, proprio l'espressione che cercavo. Fantastico, fantastico. Adesso capisco, era un test. Beh, non intendo perdere. Han-chan, potresti cercare di essere un po' più sexy? Intendi così? Oh, stupendo! Mika, perché fai così? Credevo che mi stimassi. Avresti dovuto capirlo che mentivo, evidentemente. Sei proprio ingenua. A ogni modo, le stupide dilettanti come te mi irritano. Cerca di non rovinarmi il servizio, ok? Oh, sei fantastica, Mika-chan! Oh, conoscete il presidente di quella famosa casa automobilistica? Me lo presentate, per favore? Il proprietario mi ha persino invitato a cena. Sapete, lavorare con voi mi rende felice. Oh, che bello. Io torno a casa. Siamo tornati a Shibuya. Perché Mika ha voluto proprio me? Per farti sfigurare. Capisco, allora voleva soltanto essere cattiva con me. Se è così, allora probabilmente mi sono meritata tutte le sue cattiverie. Su col morale, forza, tu sei uno schianto. Io che nervi! Mika ha dovuto lavorare sodo giorno e notte per arrivare dove è adesso. È andata in palestra, ha rispettato una dieta, ha fatto amicizia con un sacco di gente. A differenza di me, non aveva conoscenze nel settore e non fa la modella per hobby. La sua determinazione, il suo modo di vestirsi, le cose che sa, è proprio di un altro livello. Mika è straordinaria, Mika è forte. E io invece non sono nulla.
Solo a pensarci mi sale su una rabbia. Penso che potrei esplodere. Puff. Finora ho solo fatto finta di fare la modella, come se fosse gli abiti da indossare a me. Del resto, credevo che fare la modella significasse proprio questo. Ma mi sbagliavo. Una vera modella esalta la bellezza dei capi che indossa, li rende più incantevoli. Una vera modella è flessibile, bella e forte. Beh, mi sono stufata di fare finta. Voglio fare la modella per davvero. Non volevi fare l'attrice? Vabbè che può fare le cose entrambe. Azzannali, tigre! Panterona lei. Sì, darò tutta me stessa. Sorprenderò tutti, vedrai, Phoenix. Io ci credo in te, Ann. Fra 20 anni ti vedremo spopolare sui cazzo di maxi schermi a New York. Pam param, pam pam pam. Ah, che nervi. Questo sarebbe il momento ideale per un dolce. Ma no, non ne mangerò più. Voglio dire, sì, ma non oggi. Mangiarne anche per me, Phoenix. Ma io non voglio 2 crepe, ne voglio una. Ci becchiamo. Piripipip. Phoenix, sono io. Sono arrabbiata. Da quando me ne sono andata, è più forte di me. Beh, lo dirò di nuovo. Diventerò una modella di successo. E non mi importa che sacrifici dovrò fare. Ovviamente vuol dire stare a dieta, mangiare meno e allenarsi, anche se sarà dura. Puoi farcela, ci credo io. Già, non voglio più sentirmi come mi sono sentita oggi. In realtà, questa è la prima volta che mi sono incazzata così tanto. Per riprendermi da una giornata storta mi basta guardare la TV, mangiare uno spuntino e dormire un po'. Ma stavolta è diverso, voglio cambiare. Domani voglio essere una persona migliore di oggi. Ok, devo cominciare a fare stretching. Ci sentiamo dopo, ciao ciao. Ciao anche a te. Va bene. Ed è per questo che penso che comunque... Presto ci sarà la pausa estiva, vero? Bella la vita da studente, eh? Mica tanto. È per questo che penso comunque che Ann stia bene con Ryuji, dai. Alla fine lui è sportivo, lei è una modella, lui può allenarla. Stanno bene assieme. Allora, ho cercato informazioni su Madget. Hai trovato qualcosa? Come sapete, Madget è un dio che compare nel libro dei morti egizio. E? A quanto pare il suo nome significa colui che abbatte. Sembra che non ci sia neppure la sicurezza che Madget sia un nome reale. Oltre a questo, quasi tutto ciò che lo riguarda è un mistero. Persino la sua forma è sconosciuta. Un dio invisibile che vola nel cielo e scaglia raggi dagli occhi. È davvero un essere sfuggente. Cacchio! La sua esistenza è un totale enigma. Credo che lui stia continuando a parlare, ma gli altri dicono... E quindi? Hai scoperto qualcosa di utile? La sua esistenza è un totale enigma. Aspetta! In generale, nell'arte dell'antico Egitto, gli dei vengono rappresentati di profilo. Madget, tuttavia, è raffigurato frontalmente in tutte le sue immagini. Tutto considerato, sembra proprio un essere alieno. Ben fatto. Beh, non è nulla di straordinario alla fine. Spero che queste informazioni siano utili almeno un po'. Certo che sì. Devo cercare ancora? È sufficiente, grazie. io e Makoto l'abbiamo incoraggiato. Ann e Ryuji... Quindi dici qualcosa di utile. E così non abbiamo ancora nessun indizio. Eh già. Chi mi scrive? Oh, sei libero, sono alla bancarella e te la cavi nella sala giochi. Ah, Kachikun. Ti piacciono le sale giochi? L'altro giorno ne ho visitata una e ne sono rimasto rapito da un gioco in particolare. Magari potremmo fare una piccola gara. Posso avvicinarmi da Kachikun. Mi dispiace ragazze, fate quel cazzo che volete voi due. Però, per sicurezza, andiamo prima da Chiaia. Mi faccio fare la lettura delle carte per Akechi, così vado sul sicuro. Anche perché tanto al quartier Luci Rosse ci volevo passare un attimo per vedere se c'erano nuovi libri. No, niente nuovi libri. Chiaia, non sono venuto a trovarti, ma sono qui per avere una lettura. Pensiamo intensamente ad Akechi-kun. E ora rispondiamo ad Akechi e gli diciamo subito che possiamo venire. Arrivo subito. Musica per le mie orecchie. In tal caso vediamoci alla sala giochi di Kikyoji. È un po' difficile da trovare, perciò incontriamoci prima. Immagino che dovrò trovare qualcosa da fare. Ciao Morgana, ci vediamo più tardi. Scusa se ti ho trascinato fin qui. Ero da queste parti per raccogliere informazioni e ho notato alcuni clienti che giocavano a questo. Ho fatto qualche ricerca, pare sia uno sparatutto alquanto tosto. Tu giochi a titoli del genere? Sempre. Oh, magari hai già giocato anche a questo. Sì, in una vita passata. Beh, posso chiederti di andarci piano.
Più. Cavolo, che mira! Quel tipo con i capelli castani non sta sprecando un colpo. Anche il quattr'occhi se la cava, sebbene stia perdendo visibilmente terreno. Domani mi sveglierò con le dita doloranti. Davvero un gioco realistico, comunque. Sei abituato a sparare, vedo. L'hai notato? Beh, se voglio batterti, devo esercitarmi il più possibile. Come? Scherzavo. Sono un novellino, temo. Forse è merito della proverbiale fortuna del principiante. Comunque sia, mi hai messo un po' di nostalgia. Cosa? Quando ero piccolo avevo una pistola giocattolo come questa. E giocare mi ha ricordato di quando correvo per casa impugnandolo, fingendomi un eroe. Volevi essere un eroe, quindi? Non ne sono sicuro, ma ripensandoci immagino di sì. Ma esistono diverse tipologie di eroe, naturalmente, e filosofie differenti per cui si identificano. Per esempio, alcuni si aggrappano alla loro visione della giustizia, anche se gli altri la rigettano. Mentre ad altri basta compiacere l'opinione pubblica, inseguendo l'approvazione e la gratificazione come eroi. Ebbene, quale di queste due alterazioni si adatta meglio alla tua concezione di eroe? Nessuna delle due. Credi che ci sia una terza opzione? Immagino che combattere per una giustizia che nessuno vuole la renda solo un moralismo cieco. Ah, scusa, credo di essere partito per la tangenziale, perdonami. È che quando parlo con te non riesco a non immergermi in questi argomenti astratti. Sento di potermi avvicinare. Akechi, sempre più vicini, eh? Siamo al rango 5 già. Santo cielo, mi sono fatto una sudata con quel gioco. Adesso puzzerò anche di sala giochi. Una doccia mi farebbe bene. Che ne dici di salutarci? Ciao. Alla prossima. Ehi, volevo ancora una volta ringraziarti per oggi. Grazie per essere stato con me. Mi sono divertito molto. Non gioco spesso a queste cose. Non so come me la sarei cavata, ma sicuramente bene anche senza di me. Per fortuna non sono sembrato un assoluto principiante. Avrei voluto fare di meglio, però. Sei andato bene, invece. Sei stato bravo. Davvero, mi onora che tu lo pensi così. Ho sempre capito in fretta le basi di un ragionamento, ma è una cosa che mi ha portato anche problemi. C'è sempre questa pressione. Tutti si aspettano che sappia fare qualsiasi cosa, ed è stressante. Comunque giocare è stata divertente, è stata un'esperienza inedita. Di solito nel tempo libero leggo. È stato più realistico del previsto e sono rimasto colpito dal livello di immersione. Di solito faccio fatica a divertirmi come gli altri ragazzi della mia età, ma grazie a te oggi è stato diverso. Spero che mi accompagnerai di nuovo se capita l'occasione. Ci sentiamo dopo. Ciao Akechi, buona serata. Pam param pam. Igor, anche oggi nei miei sogni, eh? Vediamo che cosa hai da dirmi. Oh, che palle, sempre qui, sempre incatenato. Non potete mandarmi un SMS. Sembra che tu stia avendo qualche problema, prigioniero. Come si può reagire in modo tanto spensierato a circostanze simili? Che sia audacia o ingenuità? Un nemico invisibile, eh? Pare che tu abbia attirato le mire di qualche soggetto problematico. Parli di me, Jet? Ho trovato piuttosto piacevole questa interminabile disputa in merito alla giustizia. Tuttavia, essa giungerà presto al termine, e grazie alla comparsa di una forza inaspettata. Un nuovo compagno. Anche affrontare un nemico impegnativo fa parte della tua riabilitazione. Dunque, supera questo ostacolo. Dopotutto, devi affinare i tuoi poteri e diventare un ladro impareggiabile. Niente regalo oggi, Igor? Sono molto triste e molto deluso da parte tua, signorino.